dire blocchiamo gli automatismi da oggi in avanti, uno può dire vediamo che ragioni ci sono. Dire fissiamolo oggi e blocchiamo tutto ciò che si è guadagnato negli ultimi 25 anni, questa cosa è impensabile, forse diventa anche impossibile sul piano, ammesso che noi impazzissimo per un attimo e dicessimo che siamo d'accordo, noi elimineremmo ciò che i lavoratori hanno guadagnato negli ultimi 25 anni, negli ultimi 30 anni forse. Perché come voi sapete la proposta che loro ci fanno è: noi adegueremo all'inflazione tutti quei salari che hanno esclusivamente i minimi tabellari. Siccome i lavoratori che noi rappresentiamo, oltre ai minimi, li abbiamo fatto, pur avendo ancora salari bassi, incrementare i salari per 20 anni e 30 anni di contrattazione, questo significa bloccare. Ci chiede di bloccare questa cosa. Con questa firma di contratto è: qual è la paga minima dei lavoratori del mercato? Chi lo sa? Un lavoratore avrà una paga, un lavoratore avrà un altro ancora, quindi si creerebbe ovviamente una deregolamentazione, diciamo, dei minimi contrattuali. E quindi noi riteniamo che questa cosa noi non, ovviamente non siamo in grado non solo di sopportare, ma perché non siamo proprio d'accordo, quindi non c'è un problema che ci devono convincere. Riteniamo che sia sbagliato, sia una cosa gravissima, se questa cosa malauguratamente si riuscirebbe a fare. Cioè noi abbiamo scelto la strada dello sciopero, perché non lo sciopero fine a se stesso, cioè quello di dire vogliamo fare lo sciopero, no, lo sciopero è ovviamente finalizzato, c'è un obiettivo. L'obiettivo è quello di far cambiare idea a Federmeccanica, ai loro presidenti, a chi ovviamente ha deciso di fare questa proposta. L'obiettivo naturalmente è far riuscire la fermata dentro i luoghi di lavoro, ma anche quella di parlare all'esterno, e cioè che siano chiare le motivazioni e le ragioni, perché in una fase di crisi come questa il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici non è solo uno strumento di tutela dei lavoratori metalmeccanici, noi continuiamo a pensare che è uno strumento anche per fare ripartire gli investimenti, i consumi e quindi l'economia nel nostro paese. Era 8 anni che Finfiam e UILM assieme non proclamavano uno sciopero per il rinnovo del contratto e per la riconquista del contratto nazionale di lavoro. E noi abbiamo preparato questo appuntamento sia svolgendo attivi regionali delle delegate e dei delegati unitari in tutte le regioni. Questo ha significato in una decina di giorni coinvolgere qualcosa come quasi 10.000 tra delegati e delegate metalmeccaniche. Noi siamo invece convinti che il livello di rappresentanza verrà confermato nello sciopero del 20 e che dimostra che Finfiam e UILM sono sindacati non solo che sono presenti e hanno preso voti, ma che le loro richieste e la volontà di arrivare a un contratto anche nuovo, ma che sia utile per i lavoratori e per il rilancio di questo paese, sono un punto molto importante. E quindi deve essere chiaro a Federmeccanica che per noi quell'iniziativa serve a riavviare la trattativa, perché ne abbiamo già fatti 6 e vogliamo arrivare a fare un contratto, e non è che abbiamo ulteriore tempo, altri mesi da aspettare, altri anni da aspettare. Noi vogliamo che si riattivi un tavolo di trattativa vero, che Federmeccanica si renda disponibile a modificare le sue posizioni, a partire in particolare dalle vicende del salario, perché noi vogliamo nelle prossime settimane dopo lo sciopero essere in grado di sviluppare fino in fondo la trattativa per arrivare ad un contratto. Federmeccanica deve sapere, e lo diciamo, che se dovesse permanere una situazione di rigidità, di non modifica delle posizioni anche dopo la riuscita della sciopero, si assume lei la responsabilità di aprire una fase ulteriore di conflitto. Non ci spaventa. Gran parte della modernità della proposta di Federmeccanica è la risposta a contenuti che chiediamo da 20 anni. Noi non abbiamo mai spiegato che il welfare, l'inquadramento, la partecipazione, il diritto allo soggettivo alla formazione sono contenuti della nostra controparte, sono aspetti su cui cerchiamo da decenni di modernizzare il contratto nazionale dei metalmeccanici. Noi abbiamo da subito detto una cosa che era un vecchio slogan dell'FLM: si lotta e si contratta, per voler dire, beh, adesso la trattativa è arrivata a questo segno di difficoltà, proclamiamo uno sciopero, ma siamo disponibili a continuare la vertenza.
In un mese e cinque giorni non è arrivata una convocazione, abbiamo anche detto, ma, e questo significa appunto un po' cullarsi dietro questa marmorizzazione. Il rischio vero è che anche una proposta a loro avviso innovativa, se non contiene le mediazioni e se non diventa sostenibile per le organizzazioni sindacali, rischia di diventare appunto, in quanto marmorizzata, una proposta da mettere in una targa di marmo, ma che non avrà nessuna profondità, nessuna prospettiva, nessun futuro. Un po' come il vecchio documento di Confindustria di Parma, sì, ha segnato un po' di dibattito, ma per fortuna non divenne neanche allora mai un contratto collettivo nazionale di nessun settore. Io penso che questa proposta va, dal punto di vista salariale, sulla struttura contrattuale, insieme a Maurizio e Rocco, la nostra idea è che questa proposta addirittura contiene delle contraddizioni per imprese e per i lavoratori. È una proposta, io la definisco valigia in mano, perché il 95%, e se consideriamo gli scatti d'anzianità ancora di più, dal momento della firma il 95% del settore del privato che ha un unico contratto, quello dei metalmeccanici, dal momento in cui appunto, come dicevo negli attivi, se sbattessimo la testa andassimo a firmare quell'ipotesi, il 95% delle aziende darebbe l'addio al contratto nazionale, prima dal punto di vista salariale, poi dal punto di vista normativo e poi, udite l'intelligenza di questa proposta, dalla stessa Federmeccanica.